Buongiorno! Buongiorno gattoni! Ciao gattina! Ciao tu! Chiacchierone! Chiacchierone, buongiorno! Sa che qualcuno vuole la pappa! Pappa asservita, mi fa troppo ridere perché si sono decisi che la ciotola di sinistra è sempre quella di Gatta Stellina, quella di destra è sempre quella di Demer, non se le scambiano mai. Come ogni mattina in bagno trovo il disastro che i gatti si divertono a fare di notte, soprattutto Gatta Stellina, quindi la prima cosa che faccio la mattina è attivare il robottino qui in bagno perché c'è un gradino che non riesce a fare abbastanza alto, quindi lo porto in bagno, chiudo la porta e lascio che pulisca per me. Voilà. Lo attivo appunto solo in bagno perché ho già le mappature di tutta la casa e poi solo aspirapolvere perché ho lavato ieri i pavimenti. Mettiamo turbo e clean. E di là parte. Tadà, passati 5 minuti, il bagno è pulito. E adesso attivo il robottino anche nel resto della casa. Ah, e se notate non c'è più il tappeto che avevo in soggiorno, quello bello grande grigio, perché purtroppo Denver, dopo l'ultima volta che ci ha vomitato sopra, ormai non era più recuperabile, era pieno di macchie, quindi l'ho buttato, sto cercando uno carino, sempre più o meno stessa grandezza di quello che avevo prima, quindi insomma che sia leggermente più grande rispetto al divano, sempre grigio, consigliatemi dove trovarlo, perché soffro veramente a vedere il soggiorno così vuoto. Non lo so, almeno mi sembra vuoto vedere il pavimento così, boh, è strano. Trucco completato, è da un po' che sto ricominciando ad utilizzare gli ombretti, perché come sapete era da un bel po' che sugli occhi mettevo praticamente solo mascara e un po' di illuminante, adesso invece non lo so, sto ricominciando un pochino ad utilizzare, a giocare con gli ombretti e per fare questo trucco ho utilizzato questa palette di By Terry. La palette è questa, si chiama VIP Expert ed ha questi colori che secondo me sono molto molto carini, molto molto portabili. Ce ne sono un paio di matte e gli altri sono leggermente shiny. Se avete visto l'ultimo video unboxing, sapete che mi sono arrivati i prodotti Swede ed oggi ho voluto provare il mascara. Questo è il Cloud Mascara e volevo farvi vedere il risultato. Devo dire, mi piace molto. Però da questa parte penso di avere ciglia più corte perché inizio sempre ad applicare il siero ciglia su questo lato, quindi secondo me ne metto un pochino di più, dovrò alternare perché mi sembra di avere appunto le ciglia sull'occhio destro leggermente più lunghe. Però che cosa ne dite di questo mascara? Appunto, a me piace molto, vedremo se sbava verso fine giornata. Sulle labbra invece ho applicato un mix di questi due, anche questi mi sono appena arrivati, sono i rossetti liquidi Diego Dalla Palma Stay On Me a lunga tenuta. E visto che ho questi due colori che sono molto simili, uno un pochino più nude, l'altro un pochino più rosato, li ho applicati entrambi e devo dire che il mix è molto molto bello, diventano completamente opachi e completamente no transfer, ma ci mettono un pochino ad asciugare, giusto un paio di minuti. Ho rifatto il letto, strano che i gatti non stiano dormendo sul letto perché sono sempre qua. Comunque, letto fatto, ho lasciato arieggiare un po' la stanza, fuori c'è un vento terribile e vediamo dove sono i gattoni. Eccoli qua. Gattoni, io esco, ci vediamo dopo. Ciao, gattina mia. Ciao. Ciao Bubu Denver! Dammi i baci, sì, grazie amore mio, grazie amore mio. Ok, ho cambiato completamente l'outfit perché fuori, mentre mi stavo truccando, ho iniziato a diluviare e quindi ho dovuto mettere sneaker, felpa, ho questa di Dior e giacca jeans. E adesso praticamente è uscito il sole, quanto è pazzo il tempo ad Amsterdam! Questa è una delle piazze principali e si sta preparando la città, lo vedete dalle bandiere, al Pride che sarà questo weekend. C'è un vento fortissimo in questo momento, quindi non so se mi sentite, ma in realtà dovevo andare a spedire il mio passaporto vecchio a mio papà che nel frattempo va a ritirarmi quello nuovo perché il mio passaporto scade tra meno di 6 mesi e visto che a dicembre
il mio ragazzo mi porta in Canada, ho bisogno di un passaporto che abbia validità oltre 6 mesi, altrimenti non mi fanno entrare, quindi sono andata a richiederlo quando sono stata a Trieste qualche giorno fa. È pronto tipo in 3-4 giorni lavorativi, quindi mi è andata benissimo perché ho il passaporto sloveno, quindi sono andata in Slovenia a farlo, che so che in Italia i tempi sono lunghissimi, quindi quante volte sono felice di avere la doppia nazionalità, questa è una di quelle volte. E quindi dovevo spedire questo passaporto, ma non sono riuscita perché c'era una fila allucinante, quindi sto andando direttamente adesso da Lisa e ci facciamo 4 chiacchiere, un brindisi, e penso che prenderemo il sushi stasera, è un po' che non la vedo. E giro per la città con una bottiglia di prosecco che le porto, ma senza bacchetto, così mi sento tipo un'ubriacona. Anche se fa freddo, la città è sempre bellissima, sembra più di stare in autunno, tipo. Ma la città è stupenda, ha smesso di piovere e sta uscendo un pochino anche il sole. Che meraviglia. Ragazzi, sono da Lisa, ciao! E come al solito noi aperitivo e spritz che non manca mai. Cheers! Abbiamo ordinato il sushi, ragazzi, guardate quante cosine buonissime. E io adoro comunque che Lisa ha sempre tutte le cosine, cioè, più perfette possibili, a tutto il set giapponese. Notare anche l'appoggiabacchette. Abbiamo passato un bellissimo pomeriggio / sera. Sto tornando a casa, c'è il diluvio universale. Nonostante io abbia l'ombrello, sono comunque completamente fradicia, ho i piedi completamente bagnati, ragazzi, ma questa è l'estate olandese nel nord Europa. Ma una cosa che, insomma, vabbè, ovviamente ci siamo aggiornate su 100 miliardi di cose perché non ci vedevamo da sole da un po'. Siamo uscite con i rispettivi fidanzati la scorsa settimana, ma in realtà poi non ci siamo viste noi due da sole, quindi solite chiacchiere tra donne. In realtà mi ha fatto super piacere che lei ha conosciuto da poco il mio ragazzo, ci siamo visti un paio di volte assieme e mi ha fatto super super piacere perché oggi mi diceva di quanto le piace a lui e le piace il modo in cui mi guarda, che si vede che si prende cura di me, e quindi insomma è un'ulteriore conferma quando anche le tue amiche ti dicono che approvano il tuo ragazzo, che si vede che ci tiene a te. E mi ha fatto super piacere che mi abbia detto questa cosa, è stata una cosa molto spontanea e io amo il modo in cui lui mi guarda, quindi è stato bello che l'abbia notato anche lei, ecco. Tornata a casa, vestaglietta calda e comoda e tè caldo, ragazzi, lo so per quanto possa sembrare assurdo, qui c'è già un tempo autunnale da copertina, film caldo, popcorn, ok, per capirci. Quindi dopo essermi presa il diluvio universale, nonostante il mio ombrellino, ero completamente fradicia, tanto che ho dovuto mettere i jeans nell'asciugatrice. Adesso mi bevo questo tè caldo per riscaldarmi un po'. Ne approfitto, visto che sono qui comoda sul divano e mi riscaldo un po', ne approfitto anche per toccare un argomento di cui già vi avevo accennato un po' di tempo fa. Vi avevo accennato che stavo pensando di tornare a vivere in Italia dopo 3 anni, sì, 3 anni ormai, sono più di 3 anni che sono tornata ad Amsterdam. Penso sia arrivato proprio il momento di tornare in Italia, quindi ve lo sto dicendo ufficialmente in questo video, senza annunci pazzeschi, ma semplicemente appunto qui comoda chiacchierando, perché è giusto e voglio tenervi partecipi della mia vita, delle mie scelte di vita, e quindi è giusto che voi sappiate, anche perché come sempre in tutti i miei traslochi, che
Non menzioniamo quanti sono stati, non menzioniamo ragazzi, in tutti i miei traslochi. Avete seguito mentre impacchettavo le cose, mentre traslocavo, mentre passavo da una casa all'altra, quindi voglio naturalmente tenervi aggiornati anche su questo. Quindi ho ufficialmente deciso che ritornerò in Italia, molto probabilmente sarà per vari motivi a dicembre, ma visto che a dicembre probabilmente saremo via con il mio ragazzo, penso che sarà gennaio o febbraio. Queste sono un po' le tempistiche, vi aggiornerò, ma non sarà troppo in là rispetto a queste date. Vi farò comunque un video dedicato in cui vi parlerò del perché e insomma ne parleremo un pochino più nel dettaglio, ma volevo farvi sapere di questa decisione gigantesca nella mia vita, perché è un enorme trasloco da fare, ne ho fatti diversi così grandi da sola, quindi mi rendo conto, è un enorme trasloco da fare e sarà anche l'ultimo che farò, perché non ho poi nessuna intenzione più di traslocare dopo che sarò tornata nella mia casetta a Trieste, perché ovviamente se torno in Italia vado a Trieste dove c'è la mia famiglia e quindi e i miei amici. Ne abbiamo parlato a lungo con il mio ragazzo e lui lo sa, perché da quando l'ho conosciuto praticamente che gli dico che voglio tornare in Italia, perché è dall'autunno scorso che ci sto pensando. Lui l'ho conosciuto a dicembre e mi ricordo già le primissime volte che l'ho conosciuto già gli accennavo il fatto che sarei voluta tornare giù, e sono molto contenta del fatto che gli piaccia l'Italia, che soprattutto gli piaccia molto Trieste, gli sia piaciuta molto Trieste, e che appunto che abbiamo preso assieme questa decisione. Ma appunto vi farò un video dedicato più avanti quando avrò organizzato tutto, saprò esattamente le date eccetera eccetera, vi spiegherò i perché e magari ci sarà anche lui e lo facciamo assieme. Quindi mia family, io finisco il mio tè caldo e poi mi metterò al montaggio di questo video, probabilmente con un altro tè caldo. Vi mando un bacio gigantesco anche da Gatta Stellina. Ciao. Ciao. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e come al solito vi aspetto al prossimo video. Ciao.